Una battaglia durata anni, in tanti non ci credevano, eppure l'Avellino Rocchetta ritorna alla vita, un input per il turismo della nostra provincia. Sicuramente sì, questa è una grande conquista di associazioni come In Locomotivi, di questa amministrazione, chiaramente in modo determinante da Ferrovie dello Stato e dalla spinta che la Regione Campania e il Governatore ha prodotto in questi ultimi mesi su questa vicenda della ferrovia turistica, perché effettivamente la vocazione di questa tratta Avellino-Rocchetta e non Rocchetta-Avellino, Avellino-Rocchetta, ha una valenza di carattere turistico perché mette in condizione coloro i quali vogliono visitare il nostro bellissimo territorio, sia per bellezza naturale che per eccellenze di produzione enogastronomica, questa ferrovia, questa tratta attraversa in modo naturale, ma da sempre. Quindi questo potenziamento, questa sistemazione va in direzione di un asse di sviluppo per il territorio provinciale che è molto importante, fondamentale. È il compimento di un sogno che noi dell'Associazione Locomotivi lo dedichiamo ad Agostino Della Catta. Agostino è stato l'antesignano di quello che poteva essere lo sviluppo su questa ferrovia. Siamo a Borgo Ferrovia non è un quartiere periferico, diventerà il centro di una nuova urbanistica se si capisce che intorno alla stazione rinasce il quartiere. E non si ricorda Borgo Ferrovia per le schifezze che sono state compiute proprio su questi binari dalla peste dell'isochimica. Quella è una peste che solo per questo ogni azione di ristoro fatto per questo quartiere non avrebbe nessun prezzo e nessuna polemica. Ecco, se questo lo è stamattina, intorno a questo treno turistico, a questo treno storico, può rinascere un'idea che è quella di tenere Borgo Ferrovia all'interno del perimetro cittadino.